Antonio Nicoletti sull'ambiente, green economy, gestione forestale. Antonio, qualche pillola, aggiungi qualche elemento anche con dei tweet, come sai fare tu. Sì, grazie. No, io aggiungo delle cose che ho sentito da Ermete, ovviamente da Stefano Ciafani. E un recovery fund, tante risorse che porteranno tanti quattrini, ma senza anima, ma soprattutto senza un'idea forte. L'idea forte che noi dobbiamo chiedere è che sul cambiamento climatico i territori delle aree interne, della montagna, siano protagonisti, perché solo aumentando la resilienza di questi territori e si recuperano delle politiche che sono state, come dire, troppo tempo ferme. Una prima cosa che noi dobbiamo fare è quello di lavorare sui servizi ecosistemici. Poi magari Davide Pettinella, Renzo Motta, altri ne parleranno, però io su questo punterei a recuperare quello che c'è già in una legge disapplicata, la 221 del 2015, che parla di servizi ecosistemici, ma li dobbiamo fare atterrare in un ragionamento dove le aree interne, i piccoli comuni, le comunità che preservano il capitale naturale e i servizi ecosistemici fanno un patto di mutualità con chi consuma i servizi ecosistemici. Se c'è qualcuno che si sacrifica per mantenere quei boschi, l'acqua pura, il paesaggio, utilizzare quelle aree per turismo e qualcun altro che le utilizza anche per avere acqua potabile di buona qualità, beh, questa roba deve essere riconosciuta ed è una nuova economia che, come dire, dà la possibilità su quei territori di continuare a viverci. Però dobbiamo, come dire, non fare i testi di legge e poi dimenticarcene, come si sta facendo sul testo unico forestale, con tanta fatica, con tanti ostacoli, con tante, come dire, prese di posizione sbagliate che noi stiamo pian pianino, diciamo, smontando. Beh, anche su questo bisogna fare pratica e applicare criteri che vanno nella direzione di rafforzare comunità, le bioeconomie dei territori e soprattutto fare in modo che il cambio climatico abbia, diciamo, una caduta di azione politica concreta. Quindi, Marco, questo è il lavoro che continueremo a fare, che abbiamo già iniziato e grazie a tante alleanze che qua dentro in questa giornata sono rappresentate, noi dovremo portare avanti in maniera decisa. Grazie e un buon lavoro a tutti.